Qualche giorno fa San Giovanni Rotondo è stato palcoscenico per parlare di missioni, visto che è il mese missionario, lo abbiamo detto all'inizio, si sta per concludere, però non deve smettere di procedere questo progetto, no? Questa volontà di renderlo straordinario per gli altri 11 mesi dell'anno. E a San Giovanni Rotondo lo lascio dire a te, Don Pasquale, perché poi ospiti della tua parrocchia, dove sei tu in questo momento, c'è stato anche il referente di Missio Giovani, Il responsabile responsabile. nazionale di Missio Giovani, Giovanni Rocca, che ci ha un po' illuminati sul tema che il Papa ci ha consegnato per questo ottobre missionario straordinario, perché il Santo Padre ha voluto che ciascuna comunità insistesse maggiormente sul tema della missione, questa vocazione originaria della Chiesa che la rende Chiesa e quindi che la rende cattolica, che la rende universale, sul tema di battezzati e Inviati. inviati. E diciamo che questo dovrebbe essere l'elemento essenziale della vita di ogni cristiano, no? La missione. Sì, è l'elemento caratterizzante, ciascuno è missionario nella misura in cui sente dentro di sé la responsabilità di essere battezzato innanzitutto, quindi di appartenere ad una chiesa, di appartenere ad una comunità e quindi di appartenere anche al corpo di Cristo come sua membra viva e la vitalità di queste membra stanno proprio nella loro capacità di saper intercettare anche quelli che stanno al di fuori, quelli che ancora non fanno parte della comunità e quindi non hanno ricevuto o non intuiscono ancora la bontà del messaggio di Gesù Cristo per la loro vita. E la missione è quella che si fa innanzitutto porta a porta. Gesù è vero che nel Vangelo ci dice non passate di casa in casa perché ciascuno senta ancora di più questa responsabilità di farsi missionario lui stesso per andare nella casa a fianco. Però è anche vero che da un punto si deve iniziare. Cerchiamo di arrivare a quante più case possibili per fare in modo che il Vangelo attecchisca anche nelle esperienze di ciascuno per renderle ancora più belle di quelle che già non sono, ecco. Così come dovrebbe essere vero, l'atteggiamento giusto è quello spontaneo, senza un ritorno, un interesse personale. Pochi giorni fa nel Vangelo abbiamo ascoltato che alla fine di ogni lavoro noi discepoli del Signore siamo invitati a dire che siamo servi inutili. Inutili. Inutili non significa che non sanno fare niente, che non hanno capacità, non hanno talenti, anche perché se pensassimo così smentiremmo l'altra pagina di Vangelo per cui il Signore ci dona dei talenti da far fruttificare. Ma inutili perché non percepiscono né fanno un utile, un guadagno immediato, perché il frutto della missione, il risultato della missione, il guadagno della missione è la missione stessa. È lo Spirito Santo che ci fortifica e ci invia ogni giorno, sempre di più, sempre meglio, alla porta di qualche altro. È vero, è una fede viva questa, se c'è la solidarietà, se c'è la missionarietà, altrimenti sarebbe una fede La morta. fede senza le opere, senza le Eh opere. sì, sarebbe vuota veramente. Don Pasquale ha intercettato Giovanni Giovanni Rocca. Rocca, sentiamo. L'invito che Papa Francesco ci manda per questo mese missionario straordinario è quello di riscoprirci come battezzati e quindi inviati. Noi cristiani, in quanto battezzati, abbiamo ricevuto una chiamata che è insita proprio nel battesimo. Il gesto di ricevere l'acqua sul capo, di immergerci nell'acqua, ci chiama anzitutto ad essere come quell'acqua, a rinascere nuove creature, quindi limpidi, puri con i fratelli, lontani dalle tentazioni del potere. Ma il battesimo che Gesù ci lascia in Spirito Santo e fuoco ci chiama a farci invece testimoni, testimoni della buona notizia di Gesù nel mondo. E questa buona notizia in qualche modo non può riguardare un testo, non può riguardare una storia scritta e basta. Deve essere la buona notizia che Dio ha compiuto nella nostra vita e che i prodigi che sta compiendo attraverso di noi è ancora in noi. E la Chiesa in questo momento ha bisogno di noi, delle nostre braccia giovani, delle nostre gambe giovani, per arrivare fino agli estremi confini della terra con la stessa forza con cui qui, nella nostra Europa, secoli fa ha portato il Vangelo. Oggi dobbiamo ripartire sicuramente da qui. E
davvero trasmettere il messaggio evangelico a chi sta al nostro fianco, in casa nostra, al vicino di casa, a chi vive nel nostro quartiere. Ma abbiamo davvero bisogno di gambe forti e che possano percorrere le strade del mondo ad annunciare il Vangelo. In questo i giovani sono molto bravi a farlo. È bello anche che siano promotori della solidarietà proprio i giovani, vero Don Pasquale? La freschezza della missione è la freschezza dei Promotori e ragazzi. Assolutamente. protagonisti. Allora, la serata è stata intensa, c'è stato tanto da ascoltare, purtroppo i nostri tempi televisivi sono Sono brevi, tu lo ristretti. sai. Ascoltiamo uno stralcio però, perché sei stato bravo insieme a tutta la parrocchia e a chi è intervenuto e ha partecipato. È per la prima volta nella storia della Chiesa, da sempre, non è mai successo. Sono 2000 anni di Chiesa e in 2000 anni non è mai successo. Cioè, chi governa un po' la Chiesa, cioè chi ci tiene uniti, sta venendo da noi giovani e ci sta dicendo: noi non ce la facciamo più a portarvi sulle spalle. Quindi, o camminiamo a fianco, anzi, e voi giovani cercate di guidarci un po', oppure non ce la facciamo più. Questo è quello che è uscito l'anno scorso dal Sinodo dei Giovani, che la Chiesa oggi ha bisogno di noi. Per cui quando vi dico dobbiamo portare avanti qualcosa, non so davvero come farlo, perché sarebbe fantastico che trovassimo tutti insieme qualcosa da fare per questa Chiesa. E onestamente, non mi vergogno a dirlo, probabilmente noi oggi, noi giovani, non ci abbiamo tutta sta voglia di fare qualcosa per la Chiesa. Potrei pentirmi poi di quello che dico, perché forse la Chiesa fino ad oggi non ci ha dato quello che volevamo noi. Ci ha dato tanto, tantissimo, però non quello che volevamo noi. E quello che vogliamo noi, no? È quella libertà di vivere da figlie e figli di Dio, ma come vogliamo noi? Immaginate se dovessimo parlare con una persona lontana e distante da noi. Come facciamo? Allora, Papa Francesco ci dà una mezza soluzione. Dice che, sto parolone, la missio ad gentes, ora vi dico cos'è, potrebbe essere una buona soluzione per ciò che dobbiamo fare noi. Cos'è la Missio Argentis? È un tipo di missione che hanno scritto e pensato durante il Concilio Vaticano II, una grande riunione di vescovi avvenuta ormai 60 anni fa, mi pare, qualcosa del genere. Allora, in quell'occasione i vescovi del mondo hanno deciso di definire un poco alcune cose, perché c'era sempre stata la Missio Gentes, però di spiegare alle persone come me e voi cosa significava. E ci hanno detto che la Missio Gentes è la missione della Chiesa, cioè portare il Vangelo in alcuni luoghi specifici. E i luoghi specifici sono indicati costantemente dalla Santa Sede. Ora vi ho citato proprio come la norma. Allora, fino a Papa Francesco abbiamo inteso questa cosa con una lista. Quindi ogni anno il Papa e i suoi collaboratori aggiornavano una lista di quei territori nel mondo dove era lecito e importante andare in missione. Ok? E quindi per noi la Missio Argentis era questa. Ora arriva Papa Francesco e ci dice che il luogo della missione qual è? Qualcuno lo sa sicuro, perché dai. Il luogo della missione sono le periferie. Allora noi abbiamo pensato con la questione: ah, le periferie vuol dire le cose lontane, no? Papa Francesco si ricorda e ci dice: no, non le periferie lontane, geografiche, anche quelle, ma le periferie umane. Perché la vera missione è passare una frontiera difficilissima, passare la frontiera più difficile del mondo,
Non esistono confini tra il Messico e gli Stati Uniti o tra l'Europa e la Turchia così alti come questo confine. E questo confine è noi stessi. Cioè noi possiamo mettere un muro talmente alto tra noi e gli altri che nessun altro muro o distanza sulla Terra può essere paragonabile. Quindi, qual è la missio ad gentes? Andare oltre la frontiera e quindi uscire da noi stessi. Allora ci lasciamo con un impegno da prendere per tutto l'anno, un impegno, quello di farsi carico anche dei problemi degli altri per alleggerire il carico. Insomma, è una bella cosa questa che potremmo fare tutti. Prima parlavamo dell'asino da Soma, sì. Quindi potrebbe anche essere questo il simbolo di questa missione che il Papa ci invita a compiere. È vero, in questo modo facciamo anche noi la storia. Insomma, essendo protagonisti. Grazie Don Pasquale, è stata una puntata anche questa molto densa, ricca di contenuti, di riflessioni anche che possono andare avanti durante la settimana. Devono andare avanti durante la settimana. Questa è la nostra missione, no? Poi insomma, in attesa del lunedì che ci ricarichi, noi vi auguriamo una buona domenica in famiglia. Grazie Don Pasquale a te come sempre, buona domenica. Buona domenica a te, ancora buona domenica a tutti.